Berlino Est, 9 novembre 1989. Pochi sanno che a far cadere il muro di Berlino è stato un giornalista italiano. Quel pomeriggio l'agenda politica della giornata non prevedeva nulla di eclatante per i cronisti di stanza Berlino. Certo, le solite comunicazioni del governo, i cortei di protesta, ordinaria amministrazione. Era in calendario, questo sì, una conferenza stampa di Günter Schabowski, il ministro della propaganda, di fatto il portavoce del governo di Berlino, su alcuni provvedimenti amministrativi che avrebbero dovuto aumentare la libertà di circolazione tra Est e Ovest, ma anche questo appuntamento non lasciava intuire alcunché. Eppure, quel giorno, un'ora prima della conferenza stampa, il telefono sulla scrivania di Riccardo Herrmann, corrispondente dell'agenzia italiana ANSA a Berlino, squillò. Dall'altra parte dell'apparecchio, un politico molto importante che aveva buoni rapporti col giornalista italiano. Herrmann lo aveva riconosciuto. Si trattava di Günther Pötzschke, uno dei dirigenti di spicco del Comitato Centrale del Partito Comunista Tedesco. Pötzschke parlava in codice per eludere la sorveglianza dei telefoni organizzata dalla Stasi su politici e giornalisti. Soltanto dopo 20 anni di riservo assoluto, Herrmann ha raccontato il contenuto di quel colloquio cifrato. Pötzschke mi consigliò di porre a Schabowski una domanda sulla libertà di viaggio. Era quanto bastava. Tutto accade verso sera, alle 18.53, l'ora che gli storici hanno scelto per collocare il crollo del muro nei libri di storia. La conferenza stampa sta avviandosi alla fine e, come era prevedibile, non è accaduto nulla di clamoroso, se non che, proprio mentre si sentono i primi colpi di tosse e i cigoli delle sedie, il corrispondente dell'ANSA si alza in piedi e chiede a bruciapelo: ma quando saranno tolte le limitazioni alla libertà di viaggio dei cittadini della Germania orientale? In sala cala un lungo momento di silenzio. Poi Schabowski s'aggiusta la cravatta, tocca la montatura d'acciaio dei suoi occhiali e dice, con una voce cauta, quasi timorosa: credo anche subito. Benvenuto a Luca Telese. Penna, voce e volto amatissimo e noto. E non a caso in quest'ordine lo cito, perché so che, insomma, voglio raccontarvi, prima di iniziare questa conversazione con lui, un aneddoto che risale a tantissimi anni fa. E in quel giorno, un giorno, insomma, conversando con lui del più del meno, eravamo veramente ragazzi, e Luca, gli chiesi: ma insomma, che tipo di ragazza cerchi tu? E lui mi disse una cosa che non ho mai dimenticato, mi disse: ma cerco una che abbia la mappa in testa e il navigatore. E cosa di meglio? È per questo che Luca Telese è amatissimo in un festival come Geografie. È vero. Non mi ricordavo di averti fatto questa confidenza, ora l'abbiamo, tenetela fra di voi. Ecco. Sì, è solo per il pubblico di Geografie, tra di noi. Sì, perché il dramma, diciamo, della nostra generazione è non avere le mappe, quindi sarà per, io dico, i sub cinquantenni, quelli che hanno fatto in tempo a vedere il secolo Novecento e poi si sono ritrovati purtroppo negli anni 2000, e quindi è come un'ossessione per me ricostruire sempre la mappa, l'inizio della storia, l'inizio della leggenda, e un po' questo libro è anche questo, la storia dentro la storia, però sempre cercando di capire dove inizia le cose, perché nel tempo dei social, in cui tutto è lampeggiante, tutto è liquido, come direbbe Bauman, le cose appaiono, scompaiono e sembra che non ci sia mai nessun disegno logico, il più delle volte non c'è, però quando c'è è importante capirlo. Ed è proprio questo, cioè la mappa
che voi dovete scegliere per farvi un'idea di una grande, di un grande pezzo di storia dell'Italia e non solo, è affrontare questo che, insomma, capisco che nell'epoca della velocità e del... non vi spaventate, però, non vi spaventate, perché veramente quando poi io sento le presentazioni dire io l'ho divorato questo libro, frase frusta, ma esattamente calzante, veramente ve lo divorerete. E a raccontarvi che cos'è in particolare questo libro, lui ce lo dice nell'introduzione, è un libro che insomma fonda le sue radici in anni fa e che tu hai, diciamo, in questo caso riedito con una riflessione che ci racconterai com'è andata. Ma questo libro cerca di spiegare con chiarezza il legame di continuità tra la storia del PC e la carta d'identità della sinistra, scritta con la maiuscola. E come lo fa? Lui ha cominciato nel 2009 a fare tutto questo lavoro e aveva già ripercorso questa rotta tortuosa, e qui vedete che torniamo sempre ad un'etimologia che ci ricorda la geografia, le mappe, l'orientarci, con aspirazione al rigore archivistico e passione certosina. Ora, anche qua non voglio cadere nel solito, quando si dice ah, ma è un giornalista veramente che stimo, però guardate, è la verità, io l'ho conosciuto ai suoi primi esordi, se si può dire primi, perché se sono esordi sono già primi, ecco quelli gli errori che non devono mai fare i giornalisti, che invece mi scappano. E ecco, guardate, c'è un fatto incontrovertibile: Luca Telese non è un industriale del giornalismo, ma è un artigiano. E l'industriale che cosa fa? Mira e soprattutto ascolta il mercato, va dove il mercato tira, ed è bravissimo in questo, non c'è nulla di male, quella è la sua aspirazione. Luca Telese è un artigiano ed è la persona che prima di tutto, prima del successo di quello che fa, vuole che sia fatto bene. E come dire, questo libro è la summa di una cosa fatta bene, di un lavoro insomma lunghissimo, perché come i suoi maestri gli hanno insegnato e come ci ricorda in questo libro, nulla succede mai per caso. Anche Herman lo dice, è vero? Guarda che è un lavoro lungo arrivare alla notizia, non è che si arriva allo scoop così perché hai fortuna, perché eri lì al momento giusto, nell'attimo giusto. Io sono felice che Geografia abbia scelto quel pezzo, perché a me è piaciuto tantissimo andare un poco sapevo, ma insomma quello che troverete in questo libro sono dei dettagli veramente rari e importanti, perché è nel dettaglio che c'è la storia e lui la piglia sempre. E il racconto che fa di questo inizio, di questo scoop, che in realtà, se non è per una macchina che esce da un parcheggio, se non è, raccontacelo tu, è bellissima questa cosa che lui racconta. Poi andiamo a tutti, allora, i pezzi di storia. Intanto, quando ho iniziato a fare il giornalista, mi ero iscritto a storia, sono un contemporaneista se vogliamo, e quindi fondo il bisogno, diciamo, della storiografia con il piacere del racconto del dato, del dettaglio, della piccola storia. Allora mi piace molto, c'è addirittura una storia in Francia che si chiama Histoire événementielle, cioè basata sull'idea che i dettagli cambino la storia. Allora in questa vicenda, che è la storia del muro di Berlino, le percussioni che hanno in Italia e sulla sinistra italiana, quindi un enorme battito di farfalla in un continente che produce un terremoto in un altro, veramente gli evenementisti, perché non esiste una traduzione di Histoire événementielle, avrebbero pane per i loro denti. Cioè Riccardo Herman intanto è un ebreo fiorentino che doveva andare in Germania su un treno piombato, nel campo di compensazione lui si salva, la sua famiglia finisce per i camini, parla benissimo il tedesco, si stabilisce a Berlino Est, riesce a entrare in contatto, perché noi italiani siamo bravi e nel mondo capiamo che siamo sempre più bravi, l'ho visto mille volte quando ho seguito da giornalista le nostre missioni, gli unici che sono riusciti a fermare Hezbollah e Israele, immaginatevi. Bene, lui arriva lì, entra dove deve entrare negli ingranaggi, e con questo personaggio straordinario di Gunther Pech
che è il capo dell'agenzia di informazione della DDR e quindi non può dare una notizia perché è un'agenzia di Stato. Poi sta nei sotterranei nel Ministero dell'Informazione il nomignolo con cui parlano in codice, siccome non ha finestre, il sottomarino. Bene, un giorno questo Pecce, che è entrato in rapporti con lui perché è un italiano talentuoso, intelligente, che capisce le cose, gli telefona e gli dice: guarda che c'è stato uno scontro fra i gorbaciovani, che allora erano i riformatori, e i conservatori, che erano quelli che stavano con Honecker, però questo scontro è sul muro di Berlino. Cioè capiscono che quel simbolo, che è il simbolo più importante su cui è nata l'Europa del secolo breve, è un simbolo che sta per crollare. Finché è chiuso c'è la cortina di ferro, quando non è più chiuso cade e finisce un'epoca. Quindi è bellissimo per me immaginare che questo fosse lo scenario della grande storia, che finisce perché lui riceve questa imbeccata, corre, ha una macchina italiana che fa ridere, la vecchia Punto, non so se è presente, una scatola di latta con quattro ruote, in confronto a una Trabant, gira in questo enorme parcheggio di questo enorme ministero, i palazzoni neoclassici, immaginate, del razionalismo tardo sovietico, non c'è un posto libero, sono tedeschi, finché a un certo punto sotto la pioggia sta dicendo: ma che faccio, la lascio per strada, me ne vado, l'appuntamento con la storia, e c'è uno che bussa al vetro appannato, gli fa: è una Fiat Punto, è una Fiat Punto, e lui dice: sì, non l'avevo mai vista, le lascio il mio posto. Cioè, che è straordinario, immaginate, loro avevano solo la Trabant, che era quella macchina che adesso va molto di moda, però era veramente una scatola di latta senza neanche il motore, tutti la stessa macchina. Quindi lui entra, parcheggia, arriva, la sala è piena, a un angolo che fra l'altro creerà la disputa storiografica, si siede a un angolo, già una cosa che fa impazzire i tedeschi, a un angolo del palco, si mette lì, e dopo che quello ha parlato, ha detto tutto, zero notizie, zero comunicazione e tutto, lui gli fa: scusi, sono cambiate le regole di attraversamento del muro. Ora bisogna fare questa premessa per i giovani, se fossero qui: bisognava avere, come racconta benissimo Herman, il passaporto e il visto. Se avevi il visto e chiedevi il passaporto ti arrestavano, se avevi il passaporto e chiedevi il visto finivi in una lista nera e poi ti arrestavano. Quindi questa era la prassi. Già fare questa domanda di fronte ai giornali, e alla prima risposta Günther Schabowski, che è il portavoce di quel governo, non risponde, giusto, come farebbe un buon politico italiano. Però lì c'è la seconda domanda, è un giornalista italiano, e quindi dice: sì, ma scusi, non ho capito, ma lui sa che c'è la notizia perché ha avuto l'imbeccata. E allora Günther Schabowski, che aveva parlato con Egon Krenz, che era il segretario del partito che ora non esiste più, di quel mondo che non esiste più, di quel paese che non esiste più, si ricorda che Krenz gli ha detto: se mai dovessi dire qualcosa, però attento, moderazione, usa questi avverbi di questa frase, e lui se l'è scritto su un altro bigliettino dettaglio, come un a bigliettino matita di carta, e come capitava noi avevamo il telefono con una matita B. Durante la conferenza stampa, pensavo nessuno mi chiedesse, giocava con questo bigliettino, la matita si è spalmata, non si legge nulla, quindi ha un attimo di imbarazzo che si vede se vedete il filmato, è un burocrate tedesco, e poi dice absofort, non so la pronuncia proprio letterale in tedesco, lo parlerete meglio di me, ma vuol dire da subito. Boom, si ferma l'orologio della storia, le donne che avevano le pentole sul fuoco escono di casa con i bambini in braccio, quelli che stavano guidando e lo sentono in macchina girano, corrono tutti verso la porta in Magdeburgo. Poi c'è stato anche un processo su questo, il capo della vigilanza delle guardie di frontiera, che poi è finito processato per crimini di guerra, dice: avevo due possibilità, girare la mitragliatrice e sparare sulla folla o farli passare, però siccome era il segretario, il portavoce, il segretario del mio partito e diceva quella cosa, purtroppo li ho fatti passare. Purtroppo. Ecco, questo è, non lo dice proprio, esiste questo filmato e lo dice con una malinconia proprio di rimpianto, lui voleva che rimanesse tutto in piedi, però la sera stessa il muro di Berlino non esiste più, quindi è vero che ciò che deve accadere accade, però è anche vero che c'è una necessità nella storia in cui gli avvenimenti, i dettagli, i paradossi fanno sì che una cosa accada in quel tempo e in quel momento. Fra l'altro io per avere questo racconto, poi ora vedo che quando c'è stato il cinquantenario ha avuto una certa luce, sono andato a intervistare Riccardo Herman in Spagna, aveva una terza moglie, tutto abbronzato, 90 anni, e mi ha raccontato dei dettagli straordinari, tipo che un'altra cosa che l'ha aiutato è che ovviamente aveva le cimici
sì, questa è bellissima. Le cimici e la raffinatezza di Herman. La raffinatezza di Herman, raccontalo. Le cimici e la Stasi. Lui ha un amico che lavora all'ambasciata americana, specializzata ovviamente della CIA, che fa le bonifiche a tutti quelli del personale diplomatico americano. Dice: le devo fare una volta al mese perché le piazzano con una facilità e una velocità impressionante. Ma vuoi che ti bonifico il tuo appartamento? Allora Herman dice: ma sì, vediamo, ma figurati, che gli frega del corrispondente Lanza, col cavolo, ce l'aveva dappertutto, e addirittura in camera da letto, sotto il letto, avevano scavato col trapano una nicchietta e avevano messo una cimice anche nel letto. Allora lui racconta: quella nel letto lasciala, e per non farsi scoprire, le altre le aveva in qualche modo schermate, non le aveva rimosse, e quella lascia. E lui dice: mentre facevo delle acrobazie pindariche, diciamo, dentro il talamo, insomma, lanciavo dei messaggi in codice. Un giorno mi ferma un dirigente del partito, pochi giorni dopo. Fermati, ho trovato la pagina. Un giorno non resistemmo alla consegna di finta inconsapevolezza che ci eravamo dati. Io e mia moglie eravamo allora in uno stato di vigore adeguato. Esatto. E prima di concederci ad un momento di grande liberatoria intimità, avevo gridato: adesso aprite in stereofonia che inizia uno spettacolo interessante. Una zingarata folle e geniale. Pensavo come si potesse immaginare di fare una cosa simile nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1989 fra gli agenti della Stasi. Il clima inquisitorio, la bellissima citazione delle vite degli altri, le mille orecchie che facevano capolino ovunque, le ossessioni orwelliane di un regime occhiuto, quando Riccardo mi raccontò gli effetti sorprendenti di quella battuta. Stupefacenti anche per lui, addirittura positivi per coloro che erano in ascolto. Pochi giorni dopo un dirigente del Ministero dell'Informazione mi avvicinò sussurrandomi con un sorriso: siamo lieti di sapere che lei ha una vita familiare così vivace, Herr Herman. E c'era il risata complice che ha visto le vite degli altri, di farti sapere che eri sorvegliato. Ecco, in questo clima questo evento diventa l'evento di scaturigine, e poi dopo inizia una lunga battaglia in cui lui, pensate la fedeltà a una fonte, lui non può rivelare la sua fonte, e dice a se stesso che lo racconterà solo dopo ovviamente la scomparsa di quest'uomo, che considerava un tradimento della sua lealtà di partito necessario, però dice: non lo dire finché sono in vita. E quindi i due sottofinali di questa microstoria, che però è molto importante per me, e che lui diventa il corrispondente dell'Ansa in Spagna e si rifà una vita, e ritroverà Günter Schabowski in un bar, cioè l'uomo che aveva fatto cadere il muro di Berlino con le sue frasi, che fa il giornalista in disgrazia come tanti lì nell'est per un giornale locale, cioè come, non so, se Renzi... No, questa è una cosa. Poi finisce a fare il lobbista dell'Arabia Saudita, non ne parliamo. E gli dice: ma sa che lei mi ha dato una fortuna, che poi mi sono risposato, ho cambiato una vita. Insomma, era contento pure Günter Schabowski che la sua disgrazia, che portò alla sua destituzione, fosse iniziata lì. Ecco, questo è ciò che mi piace. Sì, per un corrispondente dell'Ansa preparato, abbiamo capito, anche molto spiritoso, ironico. Erano ambasciatori, allora i giornali erano giornali. Non abbiamo raccontato però che diciamo la primogenitura poi della notizia era contesa dopo, e lui è finito sì, pure... perché siccome la sua è una voce fuori campo, i tedeschi, la pronuncia era ottima, cercavano di dire uno di noi, ma poi dopo intervenne anche lo stesso Schabowski e disse: no, non eravate voi, non l'avete fatta voi la domanda che ha fatto cadere il muro di Berlino, ha fatta un italiano, orrore, e per di più ebreo, diciamo, la cosa non era proprio il meglio che si potesse immaginare se uno aveva quel tipo di amor proprio. Dicevamo, facciamo un altro salto, e per un corrispondente dell'Ansa, bravo, preparato, ironico, e che fa la domanda giusta al momento giusto e crea la notizia del secolo, insomma, se possiamo dire, c'è un altro, tu intitoli quel capitolo un battesimo in assenza dei media. In realtà il media c'era anche il corrispondente dell'Ansa. Parliamo della svolta e parliamo del famoso annuncio sul cambio di nome. È un altro momento che tu racconti nel dettaglio ed è interessantissimo, perché anche qui è difficile capire una notizia quando hai davanti la notizia con la N maiuscola. Va bene, la premessa è che io
ho lavorato per 3 anni a questo libro, oggi mi chiedo come mi è venuto in mente. Allora, quando fra il 2006 e il 2009 iniziai questo lavoro titanico, esisteva ancora molto di questa storia. Oggi è come se fosse venuti a una conferenza che parla dei Sumeri, degli Ittiti, degli antichi romani, e poi c'erano anche i comunisti. Poi se arriva qualcuno dei politici di oggi pensa che fossero nello stesso periodo tutti quanti, non è così. Però tolto questo, sicuramente l'effetto fu incredibile, cioè Occhetto, quando cade il muro di Berlino, è impegnato in un lungo e faticoso lavoro, erano i partiti della Prima Repubblica e durava da 3 anni per entrare nell'Internazionale Socialista, era nello studio del leader britannico dell'SPD che era Neil Kinnock, dei laburisti inglesi che era Neil Kinnock, e gli arrivano quelle immagini, i ragazzi sul muro, le bandiere bucate, insomma è come un colpo. Kinnock, britannico, quindi diciamo, come si dice a Parigi, un po' cacacazzi, non è che gli lascia un po' di tempo per riprendersi, dice: allora mister Occhetto, voi ora che cosa fate? Lui prende un grosso respiro, guarda le immagini, guarda Kinnock, pensa che è come se stesse superando un esame e fa: è difficile. E allora Kinnock fa: sì, ma io le chiedevo, visto che stiamo parlando proprio dell'ingresso dei comunisti nell'Internazionale Socialdemocratica, e che fate, cambiate nome? Occhetto, nuova patola dei 3 secondi che ti pesano addosso come un macigno, fa: ma questo l'ha raccontato lui, è difficile. Quindi che cosa devo dire agli altri partiti che rappresento? E qui era proprio il massimo dell'umiliazione, cioè ora mi devi rispondere. E Occhetto, sapete cosa dice la terza volta che viene interrogato? 1, 2, 3 secondi e poi risponde: è difficile. Va in aereo. In aereo il dramma, questa emozione, perché poi siamo fatti tutti di carne e di sangue, no? Allora sbarca, appena arriva lo vanno a prendere i suoi fidati dell'ora, Petruccioli e un altro dirigente che segue agli esteri, Cervetti, dicono: ma allora che facciamo, cambiamo nome? Lui fa: no, pure voi, vi prego, fermi. Vuole andare in Toscana, vuole riflettere, però sente che è accaduto qualcosa. La moglie Aureliana Alberici era una senatore del PC di Castello San Pietro, vicino Bologna, zone molto rosse. Sono a pranzo con William, c'erano ancora i partigiani che avevano combattuto e guidato le brigate, armi in pugno, e Occhetto, che è nervoso, che ha questo tarlo che gli scava, dice: ma c'è qualche luogo dove potrei parlare nelle prossime 48 ore? E lui gli fa: beh, ci sarebbe la Bolognina. E Occhetto fa: e che cos'è la Bolognina? Allora gli racconta: è un luogo dove a Bologna alcuni ragazzi di 17 anni, eroici, misero le mine sotto i carri armati tedeschi per farli scappare ai tempi della linea gotica, e ogni anno viene ricordata questa battaglia. Di loro che io sarò lì, perché Occhetto parlava così con le O aperte, azioniste e torinesi. È fatto uguale proprio. Vero? E allora lui va là e fa questo discorso che è un capolavoro, cioè non informa nessuno, perché da subito, questo me l'ha detto chiaramente, dice: se io avessi detto che volevo cambiare nome al PC mi avrebbero arrestato, fatto una peristia psichica e internato subito. E quindi non vuole parlare con nessuno, vuole costringersi a fare qualcosa. Quindi va davanti a questi ragazzi e ai partigiani anziani che sono dietro di lui, alla Bolognina, non ci sono inviati, non ci sono grandi firme, non ci sono giornalista, cioè il corrispondente dell'ANSA e l'inviato dell'unità regionale Walter Donni, il cui caporedattore ha detto: beh, vai là, forse succede qualcosa, vai a sentire. Poi c'è un fotografo, l'uniche foto è un altro fotografo che ha fatto il partigiano, vede che c'è Occhetto e dice: ma come, non è annunciato, fammi andare. E quindi di fronte a questa platea lui fa questo discorso: così come Gorbaciov andò dai partigiani che avevano respinto Hitler dicendo: dovete cambiare tutto per rimanere voi stessi, così io vengo da voi dicendo che dovete cambiare tutto per rimanere voi stessi. Voi avete capito che ha detto? No. Lui era convinto di aver annunciato il cambio del nome. Mauro Zani, segretario del partito emiliano, va da questi due cronisti e fa: chiedeteli perché ci ha parlato, ha sentito il strovello. E allora loro gli dicono: ma vorrebbe dire che questa frase che lei ha detto, facendo riferimento a un discorso di Gorbaciov che non risulta agli atti, fra l'altro, apre alla possibilità di cambiare nome al PC?
E lui dice: questa frase lascia presagire tutto ed è la bomba atomica. Tant'è vero che l'unità che io riproduco nell'inserto la nasconde, perché arriva questa cosa, il PC potrebbe cambiare nome, e dopo io ho sentito materiali straordinari, cioè vengono prese d'assalto i centralini di Botteghe Oscure, la federazione di Reggio Emilia e di Bologna conservarono la segreteria telefonica, i nastri, dove la gente diceva: ma sarà mica impazzito il compagno, cioè non ci crede nessuno, non ci credono i dirigenti, viene convocata una segreteria, nessuno. E D'Alema con molta onestà disse: Occhetto ebbe quel coraggio, è l'unico che gli riconosco perché è sempre D'Alema, però io non avrei avuto il coraggio di farlo. Cioè crolla un mondo, crolla una geografia di vite, di biografie. La cosa forse più bella, Elisabetta, e poi ti rilascio la parola, è questa lettera. L'unità si apre molto dopo il primo sgomento, si apre e racconta in diretta questo travaglio. C'è il sì favorevoli alla svolta Occhetto e il no contrari alcuni vecchi dirigenti, ma anche giovani prestigiosi, da Nichi Vendola a Natta, da Ingrao a Tortorella. E sull'unità, proprio a caldo, appare questa lettera di una donna che dice: cara unità, ti scrivo. Fra l'altro, immaginate la confidenza che si poteva avere con un giornale. Non ho mai scritto in vita mia, non ho mai detto nulla, ma vi devo dire che da quando è successa questa cosa di Occhetto, io quando lo vedo lo odio. Mio marito dice: però... Poi io gli dico: ma non pensi che dovremmo dare battaglia per combattere questa scelta? Ma veramente io vorrei votare sì. La sera ci corichiamo a letto e lui ancora convinto per il sì, e dico: ma chi ho sposato? Come posso convivere con quest'uomo? Cioè erano anni in cui le scelte di vita, il pubblico e il privato, come si diceva allora, non c'era differenza. Cioè questa donna spiegava che aveva condiviso la sua vita su quest'uomo. Adesso, scoprendo che era per il sì, Occhetto dice: sto dormendo a fianco a un mostro, perché tutta la nostra vita, tutti i nostri lavori vengono messi in discussione da questa scelta. Ma oggi, ma ve lo immaginate, cioè provate a fare il paragone, che so, due che litigano su Letta o su Franceschini e poi non si parlano e si separano. E questo aneddoto divenne così importante che Scola fece un film, Mario, Maria e Mario, che oggi, se lo vedete, sembra un feuilleton, ma cui proprio raccontava mutatis mutandis con degli pseudonimi questa storia della separazione politica. Beh, ecco, hai toccato il tema della moglie, del contrasto sulla politica in casa, in famiglia, e tu dedichi anche un capitolo. Beh, sono due mogli che sono due dirigenti comunque del partito, però è interessante. Ah, no, le mogli di D'Alema, allora, di Veltroni, facci un D'Alema cameo. D'Alema e Veltroni è fantastico. È questo anche qui, raccontatomi da D'Alema. Arrivo al partito, aria di dramma, sua madre comunista romana ma verace, che ancora quando lui era vice segretario andava a distribuire i volantini, il padre comunista iscritto al partito cancellava gli elenchi della lista delle Fosse Ardeatine, ma da militante comunista, no? Oppure mandava attraverso l'organizzazione clandestina, stiamo parlando del nonno di D'Alema, il marito di Fabiola Massimi, per salvare più persone possibile. Quindi, cioè, questo era il DNA di D'Alema. Ci arrivo a Botteghe Oscure, vedo Veltroni con una faccia che sembrava gli avessero passati addosso con un carro armato. Dico: che succede? Non ho dormito. Ah, e Veltroni mi fa: però pure tu hai una faccia molto sbattuta. No, anch'io non ho dormito. Ma tu perché non hai dormito? Io ho litigato con mia moglie. La moglie di Veltroni, Flavia, che fra l'altro era figlia anche lei, stiamo parlando di una grande famiglia rossa, era figlia di una senatrice, la Prisco, era una senatrice del PC all'epoca. E però Veltroni dice: ma anche tu però che ti è successo? Perché non hai dormito? E io ho litigato con Linda Giuva, sua moglie. Ma non mi dire che è del no. È del no, è contraria. Allora c'è un attimo di silenzio fra i due, come se fosse uscita una cosa più grande da questa conversazione apparente amabile, e poi D'Alema dice questa frase: ma se non riusciamo neanche a convincere le nostre mogli, come faremo a convincere 1.700.000 persone? Questa è bellissima.
Ma allora, quando nella, insomma, tu tracci, ci sono insomma dei nodi, delle svolte che non si possono non raccontare o non analizzare o non leggere o non mappare come si deve per... insomma, per raccontare la fine del PC, insomma, diciamocela così, anche se insomma, e parti da alcuni punti, quindi tocchiamoli e tu ci pennelli qualche cosa. Non si poteva non raccontare la storia della segreteria di Natta e il patto del garage, degli scalpitanti quarantenni di Botteghe Oscure. Sì, perché qui la storia si complica, perché dentro lo scontro politico si aggiunge lo scontro generazionale. Nel PC, ma oserei dire in tutta la Prima Repubblica, la generazione di quelli, allora avevano 40 anni, erano i giovani, non riusciva a toccare palla. E la generazione dei vecchi, stiamo parlando Napolitano, Ingrao, Reichlin, Tortorella, era una generazione che aveva, chi i più vecchi, combattuto la lotta contro il fascismo, il partito clandestino, qualcuno era stato arrestato, c'era chi era stato al confino con Pertini, cioè voglio dire, stiamo parlando di grandi vecchi. E nella Democrazia Cristiana uguale, cioè, voglio dire, pensate cosa volevano dire la generazione della Tinanselmi, di quelli, ecco. Questi quarantenni scalpitavano, quindi c'era il doppio tema, scontro politico, fare o no, rinnovare come, e poi anche entriamo nella stanza dei bottoni, quindi la svolta complica le cose perché è lo strumento con cui i quarantenni pensano di farcela. Che cos'era il patto del garage? Quando era morto Berlinguer nell'84, gli Occhetto, che era un po' più grande, e i D'Alema avevano pensato di allearsi per far fuori i vecchi e quindi diventare, avere subito una segreteria di un giovane dopo Berlinguer. E allora il patto del garage è che loro stanno tornando a Botteghe Oscure dopo il funerale di Berlinguer, il più grande funerale della Prima Repubblica. Stiamo parlando di 1,5 milioni di persone in piazza, non so chi mai le potrà avere nella storia, ci fu un'ondata d'emozione, i sondaggisti e gli studiosi di flussi elettorali, Dalimonte, parlavano di effetto Berlinguer, nel senso che il PC addirittura sorpassò per la prima e unica volta nella sua storia la DC. Loro arrivano a Botteghe Oscure ed è bello che anche qui hanno due racconti che invece sono totalmente diversi. Quindi secondo D'Alema, Occhetto sta camminando a piedi da solo, lui ha la macchina del partito, si ferma, Achille, ti prendo e ti porto a Botteghe Oscure. Secondo Occhetto, lui è sulla macchina del partito e dice a D'Alema sali, già insomma sono due versioni diverse. Poi secondo D'Alema, mentre attraversano quella folla, la gente li riconosce e grida uniti, uniti. Secondo Occhetto, sempre sulla stessa macchina in cui lui sta dando passaggio a D'Alema, la folla li riconosce e grida Achille, Achille. Arrivati nel garage, secondo Occhetto, D'Alema gli dice guarda, io ho buone ambizioni ma non c'è niente da fare, il segretario devi essere tu. E secondo invece D'Alema, Occhetto direbbe il segretario deve essere uno di noi due, ma io sono il più anziano. Cioè entrambi si erano autonominati e entrambi si sentivano più acclamati. La cosa tragicomica di questa storia è che nessuno dei due riesce a diventare segretario. Il segretario diventa uno che non vuole, che Alessandro Natta, un latinista, un uomo di grande cultura, ma uno che non aveva il piglio del leader, soprattutto dopo un mostro sacro, e loro perdono un giro. Quindi la svolta è il momento in cui la generazione dei quarantenni dice adesso tocca a me, adesso entriamo nella stanza dei bottoni. E poi è la tragedia, perché chiunque vada a vedere i giornali, legga questo libro, trovi i documenti dell'epoca, in realtà lo scontro diventerà ancora una volta Ingrao Napolitano. Cioè loro arrivano al secondo congresso, perché ci mettono 2 anni, nel 91, parlano lo stesso giorno, ma tutti i titoli dei giornali sono Napolitano contro Ingrao. Fra l'altro i due incarnano al meglio, per questo io dico che poi tutto quello che dopo accadrà nella storia della sinistra è raccontato in questi anni. Napolitano fa un discorso in cui addirittura si commuove, Michele Serra lo ricorda come un evento, come dire, epocale, in cui però dice beh, è caduto il muro di Berlino, bene, siamo liberi adesso, socialdemocrazia. E invece Ingrao fa questo discorso, fra l'altro parlava una lingua bella, un po' montale, un po' ciociaria, dice il compagno Occhetto ha citato un poeta vittoriano, Dennison, per dire che lui vuole andare verso l'orizzonte,
di un nuovo comunismo, io molto più modestamente chiedo che questo orizzonte rimanga aperto. Ora vi farà ridere, ma 2 milioni di persone, giornalisti, hanno discusso di che cos'era l'orizzonte del comunismo nelle sezioni, e questa è la cosa che mi colpisce e sono contento che ci siano i documenti. Io ero proprio ragazzo, avevo 19 anni e mi ricordo che giravo per il piacere, in ogni sezione c'erano dibattiti, scontri, voti, c'è questa sezione di testaccio dove arriva un regista, qui tutti i nomi corrispondono a un cognome, si chiama Nanni, di cognome Moretti, Nanni. È già affermato ma non era famoso come oggi, che arriva e dice: posso piazzare la telecamera? E filma questo popolo trasversale che andava dall'intellettuale pensoso fino al tranviere e al portantino del San Giovanni, che discute di politica veramente in modo alto. Ci sta questo, il portantino del San Giovanni è fantastico perché un po' in romanesco dice: oh, la socialdemocrazia per me è come un tramve, cioè un tram, o bio pago il biglietto, ma io voglio andare più oltre, voglio andare verso una società dei liberi e di uguali. E poi c'è quell'altro che dice: oh, se noi stavamo là nei paesi dell'est, Herman dice, noi stavamo tutti in carcere perché siamo degli anarchici casinari totali. Poi arriva il compagno fricchettone, reduce del 77, con un maglione tutto intorcinato, senza camicia, e fa: oh compagni, oggi sono molto contento di essere qui con voi, pensate che per partecipare a questo dibattito mi sono pure separato da mia moglie. Risata di tutti, perché tante cose insieme non si possono fare. Ecco, e questo era un popolo. Allora io racconto queste cose perché l'ho vissuta e che mi rendo conto, e poi siamo arrivati oggi, è veramente come studiare gli antichi sumeri, cioè oggi stiamo con i click, con i like, con i video su Facebook, con i ministri dimissionati, con Enrico Stai Sereno, non mi ricordo come si chiama quello che ha scritto questa cosa. Fermo là, appunto, cioè in un gioco di specchi abbiamo parlato della grande disputa dei quarantenni, insomma, tu definisci in molte maniere la stagione del renzismo, c'è una definizione tecnica che adesso mi sono già persa, che è il male recessivo della sinistra, ma insomma definisci poi la stagione del un velociraptor, un sorcio, tante definizioni. No, sorcio no. No, beh sì, lo dici. Però velociraptor sì. No, dici pure sorcio, un semplice roditore che rosicchia la sua rendita marginale, pagina 50. Sono roditore, roditore, sorcio è vero. Roditore è tutta un'altra cosa. Hai ragione. Perché mi vai con la metafora etologica e quindi ti salvi così. Allora, intanto i miei complimenti perché letto proprio Raggi X. Ecco, però ci tengo a precisare, questa è una breve prefazione di 100 pagine che ho fatto. È separata, cioè quello che ho scritto è un libro di storia. Poi ho sentito il bisogno di fare questa prefazione in cui colmare quello che è accaduto da quando finisce il libro ai giorni nostri. Voglio portare però un po' ai giorni nostri. Però è vero che c'è un collegamento, cioè nel senso che il renzismo, se uno non nobilita, non è stata un'ideologia, non è stato niente, è stato però un riflesso veramente da velociraptor, il carnivoro che deve divorare tutto, no? Nell'idea di Renzi c'era cancellare ogni cosa, cancellare il passato, cancellare le due identità che sono alla base del Partito Democratico, sia quella democristiana e popolare, sia quella progressista, comunista e socialista. Quindi era veramente un compito titanico, e io penso che questo sia stato un danno. Cioè non può nascere nessuna storia se cancelli il passato. Infatti questo libro è dedicato a mio figlio in attesa che impari a leggere. Allora quando fece questo lavoro, lui se lo porta in giro e gli racconta tutte le cose. Si chiama Enrico, mio figlio. Indovina perché Enrico? Non in omaggio a Enrico Papi, diciamo, un altro Enrico. E però è veramente, ecco, quando da ragazzo leggevo quel capolavoro di Stendhal che è Il rosso e il nero, mi colpiva molto l'immagine di Julien Sorel che vive sotto il cuscino, dorme con il ritratto di Napoleone. Cioè lui vive nel tempo della restaurazione, nel tempo in cui sono finiti gli ideali, nel tempo in cui sono tornati le carrozze, sta in un seminario
e però per lui quell'immagine di Napoleone è, come dire, il baluardo che qualcosa è stato, che c'è stata un'età alta di grandi sogni e grandi ideali di trasformazione. Ecco, io penso che il mio rapporto, poi non so il vostro, però con quella storia, la storia del Novecento, in qualche modo oggi è simile. Cioè, non è una storia che puoi prendere e spendere, per fortuna, in una battaglia politica, è una storia che sta come una lezione alle spalle, cioè quindi la storia di un partito famiglia, di un partito scuola, un partito che insegnava le cose, il compagno Marchetto che è protagonista del capitolo sul dibattito delle sezioni è un iscritto della sezione Mirafiori del PC di Torino che racconta, quello sarebbe bello leggere come brano, cioè il suo alfabeto, che bisognava saperne una più dei padroni, sapere quanti pezzi esattamente, 13.575 sono dentro una 126, sapere che cos'è, qual è la vernice, il punto di coagulo della verniciatura. Ecco, quel sapere, che era il sapere di un'intera classe dirigente, il sapere di Calvino, con tutti i flashback che metto, che quando se ne va dal PC nel 56 in condizioni di dramma, perché giustamente non approva i carri armati che straziano e seppelliscono la rivolta ungherese, lui se ne va e scrive un racconto, La grande bonaccia del Mar delle Antille, in forma di metafora di baleneria, un racconto alla Melville che io pubblico quasi in integrale perché sono andato a cercarmelo in biblioteca. Ecco, questo era il livello del dibattito. Poi gli risponde Ferrara, il papà Giuliano, con un altro racconto, sempre in metafora di baleneria, ribaltato. Ma vi rendete conto? Stiamo parlando di Calvino, stiamo parlando di Volponi, stiamo parlando di Gramsci, dell'asse culturale che univa la Briola, Gramsci e Croce. Qui veramente io mi sento come uno che si è abbeverato a degli elisir, perché poi queste cose sono state la ricchezza di una generazione che ha costruito questo paese. Io pensate che quando andavo alla Gruber lo legavo addirittura al tema del vaccino, cioè io sono stato commosso quando ho portato mia madre a vaccinare e non c'erano i vaccini, vedere questa generazione oggi di 70-80 anni che ha costruito l'Italia, l'ha presa in macerie, l'ha accompagnata nel boom economico, vederli lì in fila con questo senso di veramente di bene comune e di pubblica utilità. Io vado a fare il vaccino perché in questo momento della storia penso che sia giusto, e per questo non sopporto le fichette, scusate il termine, e litigo anche con una persona che stimo come Cacciai dalla Gruber, che dice è finito, democrazia. Ma quale democrazia? Poi lui si è consultato col medico e si è vaccinato. E dice, mi sembri come Groucho Marx, la battuta, non farei mai parte di un club che avesse me fra i suoi membri. Cioè lui si vaccina e agli altri dice non vaccinatevi. Ma che sei pazzo? Scusate. Ecco, sento veramente il bisogno di questa storia, oltre la politica, come un tempo in cui le parole pesavano, le scelte pesavano, le svolte venivano elaborate, annunciate. Pensate che cos'è il centrosinistra, ora raddoppia in 6 mesi la bolletta elettrica al 67%, e a me mi viene in mente quando io studiavo sui banchi delle scuole buone in cui ci si formava, e le nazionalizzazioni, l'elettricità, Scalfari, la lotta contro i monopoli erano stato l'alfabeto di una classe dirigente, Ernesto Rossi, cioè bisognava conoscere. Adesso arrivi dalla strada con 4 sciocchezze e un video su Twitter in cui magari mostri un orologio e tu pensi di essere entrato nella stanza dei bottoni. Ecco, questo mi preoccupa molto. Non so cosa scegliere, ce n'è tantissima, dirò. Vai, a che punto siamo? Ah, mamma mia, devo scegliere proprio. Vabbè, senti, voglio parlare con te di un, insomma, andiamo sulla dimensione internazionale, ma su cosa lo sai ha che portato... Selvaggia Lucarelli ha fatto una bellissima e giusta polemica con un candidato, scusate, è renziano ma è un puro caso, che è a Roma, candidato nel centrosinistra, è riuscito a mostrare sulla sua pagina Instagram 52 orologi di un valore sopra i 15.000 euro, e poi dice, ma perché mi volete togliere? Renfismo. No, ma ti dico questo perché
perché mi volete, lui dice, povero ragazzo, dice, ma perché mi volete togliere la libertà di mettermi quello che voglio? E poi è arrivato anche un altro, Marattin, uno che stava a Palazzo Chigi nel tempo dei Titani, Renzi, ha detto, ma perché anziché criticarlo con invidia sociale non pensate che anche un povero deve pensare che magari anche lui potrebbe comprarsi un Rolex? E io ho detto, ma sarai mica scemo, Marattin? Cioè, ma come, intanto perché cavolo uno che è povero deve spendere 25.000 euro per un Audemars Piguet? No, è una cosa, bisogna essere matti per pensarlo. Ma poi perché deve essere un valore? C'era, come dire, una cura, una rigore, un bisogno anche di, non di pauperismo, ma di sobrietà, che io un po' rimpiango quando vedo il ragazzetto con Rolex. Una volta mi racconta questa cosa, aneddoto meraviglioso di Bernabei, così parliamo del mondo cattolico, una cosa stupenda. Ah, bello. Senti, Bernabei, sì. Bernabei era, come sapete, un nome tutelare della RAI. Stava andando a Fiumicino, voli internazionali, allora costavano molto, e incontra la Pira, sindaco di Firenze. Questo è un aneddoto che vale tutto, eh? Attenti, godetevelo. E allora incontra la Pira e fa, ah, buongiorno, bene, dove stai andando? Ma io, dice Bernabei, sto andando, devo fare un volo in Germania. E la Pira fa, io sto andando in Vietnam. Ah, in Vietnam, 76, 75, perché? Dice, perché voglio incontrare Ho Chi Minh. Ah, bello, ottimo. E rimango un po' stupito, la Pira vuole incontrare Ho Chi Minh. Ma perché? Ma mi colpisce molto questa sua spiritualità, voglio parlare con lui, eccetera. Ah, e quindi dico, i vietnamiti ti hanno pagato il biglietto? No. E come hai fatto a pagare un biglietto per il Vietnam nel 1975? Mi affido alla Divina Provvidenza. Ah, fa Bernabei, dice, beh, povero ingenuo, la Divina Provvidenza, un sant'uomo però, un po' esagerato. E che cosa, come è intervenuta la Divina Provvidenza? Come ti ha fatto trovare il 1.400.000 lire che servono per pagare questo biglietto? Indovinate la risposta di Lapira? Ho incontrato te, che adesso sicuramente me lo pagherai. Quindi, e glielo ha pagato, e dice a Bernabei, come facevo a dirgli di no? C'era la missione, il senso, la chiamata della provvidenza, ho preso e ho pagato. Senti, sai cos'è che mi piace? Allora, c'è chi l'ha definito omerico questo viaggio, e insomma ti ha fatto giustamente un giusto complimento. È così, è un vero viaggio alla scoperta del chi siamo, no? E ti sei dovuto difendere dall'idea di essere un nostalgico anche? Molto, molto, ma intanto nostalgico non è una brutta parola quando si ricordano cose belle al cospetto di cose orribili, dolore. Però me la sono cavata con un escamotaggio, dico sì, ho nostalgia del futuro, perché siccome grazie a Dio Vico ci ha spiegato che le ere storiche si ripetono, cioè io credo che dopo una grande sbornia di uno vale uno, uno vale due, uno vale mezzo, esaltazione del dilettantismo, capiremo che siamo in un momento in cui possiamo arrivare a una grande rinascita, se rimetteremo però quella fatica di progetto, di pensiero, di sogno anche, no? Berlinguer chiamava pensieri lunghi proprio le visioni della politica che devono andare oltre i 100 metri che hai davanti al naso, e in fondo anche la sua morte su quel palco a Padova è costellata, no? Quel comizio, lui sta morendo, io penso uno che ha un ictus, il sangue che gli invade il cervello, lui dice pensate alla nostra Costituzione, pensate a garantire le libertà anche per chi ha idee diverse dalle vostre. Ecco, i pensieri, pensate a Moro che quando viene sequestrato ha due borse nella macchina, in una ci sono i segreti dello Stato ed è scomparsa, nell'altra, che è stata ritrovata, ci sono le tesi di laurea. Cioè questo Moro, al culmine del suo potere, presidente della Democrazia Cristiana, andava a correggere le tesi di laurea. Cioè, immaginate che cos'è rispetto a oggi, rispetto a questa idea anche un po' devastante che abbiamo del potere che corregge ogni cosa ed è tutto, è un assoluto. Pensate che comunque, ecco, quella generazione aveva un altro spessore e un'altra capacità di gestire le cose. Senti, fai appello a quella dote che i grandi giornalisti hanno, ovvero quel persistente senso di premonizione e di inquietudine. Dici che accade fra un po'. Ah,
è un salto dal passato al futuro, ma è una sfida che accetto molto volentieri. Io credo che il grosso del paese abbia capito che il Covid era una guerra. Credo che abbia capito che è una guerra che non è vinta. Io parlo continuamente, ormai parlo più con i virologi che con mia madre, e mi sono reso conto che tutti loro, anche i più avveduti, parlano di 5-6 anni in cui dovremo convivere. La seconda cosa, sai che su questo si litiga anche fra di noi, io sono di quelli che penso che quando c'è una guerra tu la combatti anche con brutalità. Quindi per me il contagio è come un bosco che brucia per un rogo, per un incendio, e se chiedete a qualunque persona della forestale vi dice finché ci sono alberi da bruciare l'incendio continua. Non ci sono i Canadair, 25 Canadair sopra Tres Nuraghes in Sardegna quest'estate riuscivano a salvare i centri abitati, a contenere, ma non riuscivano a spegnere l'incendio. Ed è per questo che forse i virologi non hanno spiegato bene che l'idea, la vocazione, la scelta di dire vacciniamoci tutti è indispensabile, perché noi dobbiamo togliere la legna da bruciare al virus che propagandosi muta. Se una mutazione fora il vaccino che abbiamo nel sangue, quello che hanno fatto 90 milioni di dosi viene azzerato in un minuto. Ecco qual è la prima cosa. Questa è la condizione di partenza. La seconda cosa è che in mezzo a questo dobbiamo fare, ecco il ricorso storico, un recovery plan che quasi dovrebbe essere come un piano Marshall, ma è quasi sottofinanziato rispetto a questo impegno titanico. E poi è molto arduo. Io faccio un test mio personale, non faccio i nomi, ma credo che il 90% dei politici non hanno letto il recovery plan. Ci credo, sono 521 pagine, se il massimo che letto meno del tuo libro, è l'oroscopo della Leopolda oppure non so, di Casa Pound, è difficile che riesci. Ecco, 521 pagine che si potrebbero anche non leggere, perché sono fatte così. Meccanica, trasporti, o alla fine di uno di questi capitoli c'è scritto: questa riforma deve essere approvata entro il 31 maggio 2022, altrimenti si interrompe il finanziamento. Quindi attenzione, è un percorso vincolato e molto vincolato. Terza cosa, il Covid è l'unica cosa, questo per me è un motivo di dolore, che ha sconfitto un'idea folle che governava l'Europa. Cioè, pari alle carrozze che tornavano dopo Napoleone con i merletti, i titoli nobiliari, c'era soltanto l'idea dell'austerità. Lo abbiamo scoperto ora. Per salvarci abbiamo fatto, ma lo dice Enrico Letta, non Che Guevara, abbiamo fatto 27 miliardi di deficit i primi 3 mesi, perché non esiste l'austerità quando devi fermare l'incendio, la guerra, la disoccupazione. Quarto, alcune cose che sembravano folli, tipo bloccare i licenziamenti, ma quanto avete sentito quel ronzio? Quanto li volete bloccare? Ma meno male che li abbiamo bloccati fino alla ripresa, perché altrimenti 1.400.000 persone finivano in povertà. Quindi adesso il tema è: ci sono delle elezioni in Germania che cambieranno, esattamente come è accaduto tante altre volte, la storia della Germania detta al tempo la storia d'Europa. Quindi se vince il candidato socialdemocratico Scholz avremo un po' meno austerità di quella che sicuramente il partito della Merkel aveva imposto a tutta Europa. Poi stanno vincendo le socialdemocrazie in Scandinavia addirittura, i compagni scandinavi, e poi abbiamo tante scelte da fare, però sicuramente io sono proprio convinto la grande partita è fare debiti, investimenti e futuro subito, e forse come stanno facendo il Giappone, dico due cose diversissime, la Cina e l'America. Cioè ritorna il mondo sullo scenario. Ecco un'altra cosa, raccontavo che in quelle sezioni, anche se si doveva parlare del tombino, qua davanti c'era una specie di catechismo, per cui si iniziava dal mondo, la situazione nel mondo, poi si parlava dell'Italia, poi si finiva al tombino. Ma infatti, ecco, io ti stavo chiedendo come andranno le amministrative, cioè ti stavo chiedendo come andava. Cioè, lui ha parlato adesso dei vice direttori di Poste Internazionali. Però riparli del mondo, perché ci aumenta la bolletta elettrica, perché il gas russo ci cambia la bolletta elettrica, perché stiamo parlando dei commerci e dell'export, perché è bastato, vi ricordate, 15 giorni di blocco di Suez, ci stava aumentando il costo di tutto quello che compriamo nella nostra vita, dalle penne allo scotch. Cioè, quindi
La pandemia ci ha reso ancora più visibile che quell'equilibrio che abbiamo chiamato globalizzazione è morto, cioè non si regge, servono le filiere brevi. Se tu parli con qualunque industriale della Padania o del Triveneto, ti dice: datemi l'acciaio, voglio l'acciaio italiano, datemi l'acciaio e l'Ilva. Cioè sono cambiati tutti i paradigmi. Allora qui sono di sinistra, lo sapete, ma se arriva uno di destra che mi dice: metto da parte la lotta sui gommoni, non si abbracciano i cinesi, queste cazzate che sono state distrutte dalla pandemia, e mi metto a pensare su come ricostruisco le filiere, il rapporto del lavoro, come non mando via gli operai con l'SMS e come riesco a modernizzare un paese facendo in modo che non si viaggia sulla 1 in una corsia a senso unico alternato, ma io dico: ti voto, guarda, subito. Beh, non esageriamo. Ma vi rendete conto che c'erano già 2 mesi di pandemia e c'era ancora qualcuno che diceva: bisogna fermare i cinesi? Cioè, ma vi rendete conto? Abbiamo poi scoperto che ce l'ha portato un signore tedesco. A noi, abbiamo avuto 3 mesi in cui tutto il mondo pensava che il Covid era il male italiano. Ma ve lo ricordate quella mappa pazzesca di Fox News e CNN in cui c'era dall'Italia tutte le frecce coi teschi che andavano in tutto il mondo? Cioè anche qui, quando arriva una guerra, tutto il meglio e il peggio salta fuori, no? Adesso abbiamo capito qualcosa. Senti, torniamo ai tuoi Enrichi. Parlaci dell'Enrico d'oggi. Di? Letta. Allora, Letta l'ho appena intervistato, fra l'altro sono vice direttore di un settimanale che è in edicola, si chiama The Post Internazionale. Mi sono fatto questa botta di vita, ho fatto una settimana primo numero Conte e una seconda settimana Letta. Allora, Letta l'avevo intervistato per la prima volta nel 96, un servizio di copertina che si chiamava I Quattro Moschettieri del Partito Popolare, quindi parliamo un'era geologica fa, e diciamo mi sembrava un bravo ragazzo, normale, un po' abbatino. Adesso o sono invecchiato io o è migliorato lui, mi sembra Che Guevara, perché è tornato da Parigi dicendo: ma io facevo il tutore dei master di ragazzi che vengono da 150 diversi paesi del mondo, su 195 non è male, e soprattutto ne facevo 1500 l'anno, quindi vuol dire che un master di quell'università dove insegnava lui, Sciences Po, cioè l'eccellenza, la creme della creme, è, come dire, la serratura d'ingresso di una vita. Dice: quando torno in Italia da Parigi, perché è come se avessi vinto la lotteria, Zingaretti se ne va, sceglie lui, lo porta in Italia, e io mi sono reso conto che questo è un paese arretrato. Perché io sono molto italiano, quindi, ma in che senso, dico Enrico, in che senso arretrato? Ma non esiste nel mondo, io 150 paesi, c'è gente che viene dall'India ma è cresciuta in Inghilterra, gente che viene dalla Corea ma viene dalla periferia di Parigi, cioè nessuna parte del mondo si discute di straniero, ius soli, cioè non esiste. Siamo un paese arretrato. In nessuna parte del mondo si dice: quello è un gay. In nessuna parte del mondo i ricchi sono contro la patrimoniale. E qui, questo ve lo dico io come mia idea, qui abbiamo i poveri che sono contro la patrimoniale sui ricchi, che vuol dire che in questi anni abbiamo seminato un po' di follia. Cioè Letta aveva fatto questa proposta, è vero che a Parigi non se ne sarebbe accorto nessuno, perché a Parigi i conservatori avevano messo la patrimoniale al 44%, cioè mezzo euro su uno te lo tolgo appena muori, e Hollande l'aveva messa al 75%, che devo dire sconvolge persino me, no? Cavolo, ho guadagnato 1 milione di euro, se lo vuoi trasmettere devi dare 750.000. È tornato Letta in Italia e ha detto: scusate, nella parte eccedente 1 milione di euro di beni trasmessi paga una patrimoniale del 15%. Oh, ma qua è successa la guerra civile, vogliono rimettere le tasse! E beh, se le mettono su un signore che trasmette, se io trasmettessi a Enrico 3 milioni di euro di beni, è un obiettivo che mi do nei prossimi anni, ma sono contento di pagare 300.000 euro, scusate, 3 milioni di beni, perché vedo che la linea della disuguaglianza, la pandemia l'ha allargata, i ragazzi che non hanno connessione sono fuori, i ragazzi che non hanno il laptop sono fuori.
Le buone famiglie borghesi, le avete visto quel video meraviglioso che secondo me è sociologia, Elisabetta, della madre che a Napoli, mentre c'è un esame di una ragazza all'università, il professore dice sì, però lei questo argomento non l'ha studiato, arriva la madre, si mette davanti, che cosa sta dicendo? Mia figlia ha studiato molto, non è giusto. E quello dice, signora, ma io sto facendo un esame. Sì, ma lei ritiri quello che ha detto su mia figlia. Ma cioè, può funzionare un paese così? Non può funzionare. Però la linea più brutale è quella che separa nelle opportunità, non nelle condizioni di partenza, i ricchi e i poveri. E allora se c'è un'altra lezione che sta dentro quel libro e quella storia, scusate, io sono cresciuto su questo, cioè il sogno non dei comunisti ma persino dei socialisti e prima ancora dei repubblicani mazziniani e di Pisacane era che l'Italia diventava grande perché dava a tutti le stesse possibilità. E io questo sogno, direi ben grado, me lo voglio tenere stretto. Abbiamo pochissimi minuti, io penso e spero che al firmacopie Luca risponderà alle domande che ognuno di voi ha in cuore. In cuore, non abbiamo parlato di cuore, ma non importa, la satira, l'importanza della satira. Questo però un telegramma solo, nella crisi della politica un ruolo importantissimo in quella svolta lo ebbe il partito della satira, prima Tango, che finisce in Ciclone perché fa una vignetta proprio su Natta, sì. E poi Cuore, diretto a Michele Serra, che è un giacimento straordinario. Io in questo capitolo metto a piene mani, ci sono cose di una cattiveria straordinaria, la foto di uno yuppie col garofano aiuta i compagni in carcere sociali e col zimbo, cioè delle cose pazzesche. E però la cosa che mi colpisce, quello nell'essimo di partito era tra virgolette pensiero debole, mm. E oggi nel tempo del pensiero debole la satira è diventato un pensiero fortissimo. Crozza con un'imitazione decide chi viene eletto e chi viene ammazzato, no? Non so se vi ricordate Ingroia, imitazione di Crozza, dice abbiamo deciso un programma di 5 punti, punto primo, sono troppo stanco. E Ingroia in quelle elezioni non prese il quorum e disse c'è stato un complotto, mi hanno scatenato Crozza per non far raggiungere il quorum alla mia lista. Ma chi? A chi cavolo poteva fregare? Era Crozza e ti prendeva per culo. A Roma si dice stacce. Stacce. Mm. Poi, allora, tu sei... ti definisci ovviamente uno storico, e lo sei oltre che un giornalista, no? Sono solo un giornalista, diceva Montanelli. Sì, bravo. Però sei bravissimo anche a lavorare per immagini, quindi ti chiedo qual è, hai messo un bel apparato fotografico, qual è la tua immagine, proprio quella che ti fissa tutto di questa storia, quale scegli? Guarda, alcune le ho già evocate. L'immagine che però per me è più bella di quella nell'apparato fotografico è Berlinguer con in mano quel giornale, che fra l'altro era l'Unità di Macaluso, quindi un migliorista della destra del partito, fece uno dei giornali più barricaderi, e la scritta era eccoci. Era una grande manifestazione che era per la battaglia persa, poi perché Berlinguer muore e non riesce a finire, contro il taglio dei famosi punti della scala mobile. Ecco, cosa vuol dire eccoci? Perché a me mi commuove? Intanto è un'immagine bella di Berlinguer che sorride, e Berlinguer, come dice Gaber in quella canzone che dà il titolo al libro, era una brava persona, no? E oggi sentiamo il bisogno delle brave persone. C'è questo monologo che Gaber scrive con Luporini, il suo paludiere. Gaber negli anni 70 era più vicino ai gruppi ed è il più grande cantore della fine del PC, perché scrivono questo monologo tipo Lennon e McCartney. Uno fa un verso, qualcuno era comunista perché faceva l'operaio, e poi la seconda strofa era sempre qualcuno era comunista perché era molto ricco ma amava gli operai, dice Gaber, qualcuno era comunista perché non poteva più di fare l'operaio. Ecco, Gaber e Luporini fanno questo grande fraseggio, e montando per contrario tutte le grandi diversità che c'erano in quell'enorme partito che andava veramente da Napolitano a Lucio Magri e a Luciana Castellina. Però
La cosa che a me sta a cuore di quell'Eccoci è che c'è una cosa che secondo me la gente ha molto perso. Ora si può dire non esiste più quel partito, non esiste più quella storia, però la BC è che si stava da una parte, no? C'è una bella canzone di De Gregori che dice sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Quindi tu puoi cambiare le epoche, i tempi, però a un certo punto c'è un momento delle scelte e tu devi dire ma io chi rappresento? Io da che parte sto? Ecco, io sono cresciuto in una periferia, facevo un liceo del centro, prendevo una metropolitana 30 minuti, mi leggevo un libro, andata, uno al ritorno, è stata la mia fortuna, però vivevo in una periferia in cui non c'era nulla, non c'erano gli autobus e per me trovare una grande comunità è stata una cosa che mi ha curato. Quindi i partiti sono stati un'infrastruttura della democrazia e a me piaceva, e credo che sia una cosa bella, sapere che tu stai da una parte e gli altri stanno da un'altra parte. Non è che si è nemici, non è che ci si odia, però ognuno rappresenta degli interessi diversi. Cioè io non me la sentirei di difendere la Fiat che se ne va in una maniera vergognosa dall'Italia. Lo so che poi magari non lavori in nessun giornale italiano perché hanno venduto la Fiat ai francesi, ma si sono comprati i giornali italiani. Però non me ne frega niente perché io sto da una parte, no? Pensa che questa cosa orribile di GKN, mandano un SMS 1500 a casa e qualcuno dice il mercato. Sì, ma per chi produce quella fabbrica all'80%? Per la Fiat. E allora tu vorrei un Presidente del Consiglio almeno così emancipato da prendere per l'orecchio uno di questi nipotini indegni dell'avvocato Agnelli e dire tu adesso chiami il tuo fornitore e gli dici o riassumi tutti quegli operai oppure hai chiuso con me e vedi se non revocano i licenziamenti. Io trovo eroico quel giudice che ha avuto il coraggio di dire che è stato un comportamento antisindacale. Ma perché non riescono a parlare di questo i partiti politici? Perché non vedono a quella statura, cioè non hanno il numero telefono di un Elkan per stringerli per bene non solo l'orecchio, anche qualche altra cosa. E c'è una frase bellissima con cui vorrei chiudere, di Berlinguer, che era: questo mondo, anche questo terribile e intricato mondo di oggi, e lui parlava dell'84 orwelliano, può essere letto, conosciuto, interpretato, messo al servizio degli uomini, dei suoi sogni e dei loro ideali. Ecco, questo per me è ancora una frase che riassume tutto, di come faccio il giornalista, di come lo fai tu, di come facciamo il nostro lavoro. Cioè tutti dovrebbero sperare di poter consegnare qualcosa di meglio ai figli che prendono quel mondo in eredità. Luca Telese, abbiamo sforato la prima volta, ma va bene così. Abbiamo sforato, ma va bene così. Luca è per voi al firmacopie e risponde alle vostre domande. Grazie ancora, grazie a Geografie che ci fa trovare le mappe.